Ok, direi che possiamo partire. Vi condivido subito il mio schermo. Eccolo. Ok, se ci sono riuscito dovreste vedere il documento di Notion che vi andrò poi anche a condividere. In questo modo potete seguire quello che vi presento e potrete anche seguire autonomamente e tenerlo anche come traccia. In futuro, nel caso vogliate riprovare a seguire da soli questo workshop, e il mio terminale. Quindi direi di poter iniziare. Ok, benvenuti a tutti, benvenuti al workshop di introduzione pratica Prisma. E questo sarà un workshop durante il quale vi presenterò Prisma, il Prisma Client. Ok, un attimo solo che provo subito ad alzare l'audio. Datemi un feedback se mi sentite meglio. Molto meglio? Ok, perfetto. Se è troppo alto, allo stesso modo datemi un feedback, lo abbasso subito. Molto bene. Come dicevo, benvenuti a tutti. Questo è il workshop di introduzione a pratica Prisma e vi vado a guidare. Ok. Aspettiamo allora un secondo. Qualche problema tecnico, questo è il bello della diretta. Ok. Molto bene. Allora, il documento Notion è, diciamo, il nostro copione, la nostra traccia per quello che sarà il workshop di oggi. Vi vado a mostrare quella che è la pagina introduttiva, che è quella che vedete sulla sinistra. Vi ho linkato un paio di risorse, un link alla pagina stessa, potete condividerlo, potete mandarlo a chi volete, assolutamente è libero e aperto, anzi ve lo mando subito in chat, così potete seguire direttamente. E vi ho linkato anche il progetto di partenza di GitHub, che dopo andremo a vedere comunque nello specifico. Una brevissima prefazione, una brevissima prefazione, questo workshop è stato tradotto in italiano, comunque dalla sua versione originale, che trovate in ogni caso linkato sempre nel documento Notion, ad opera di Nicolas. C'è anche il video sul canale YouTube di Prisma, per quelli di voi che vogliono andarlo a vedere, lo trovate sempre appunto sul canale YouTube. Alcuni termini ho deciso di non tradurli volontariamente, in quanto comunque la loro versione inglese è più, diciamo, più utilizzata nel gergo comune informatico, quindi alcuni termini li ho lasciati, diciamo, in lingua originale. Li trovate scritti in corsivo il più delle volte, qualcuno magari, me lo sono dimenticato, tuttavia qualsiasi dubbio sul significato di qualche termine, se non fosse chiaro, scrivete, chiedete, non c'è assolutamente nessun problema. Qualche prerequisito per poter seguire questo workshop, ce ne sono pochi assolutamente, e il primo è Node.js, Node.js che dalla versione 2.25 di Prisma, che è stata rilasciata di recente ed è la versione installata nel progetto di partenza, non è supportata la versione 10.16.x di Node, quindi è consigliato l'utilizzo di almeno la versione 12 o 14. In più è raccomandato, ma non obbligatorio, l'utilizzo di Visual Studio Code per i passaggi pratici, qualsiasi editor di vostra scelta andrà benissimo. Qui raccomandiamo Visual Studio Code per un motivo specifico che poi vi farò vedere anche perché. Questo è quanto, non è necessaria nessuna precedente esperienza con SQL e o Prisma, andremo a vedere il secondo per bene appunto oggi. Cosa faremo? In questo workshop approfondiremo alcuni passaggi utili sempre quando si decide di implementare Prisma all'interno di un proprio progetto, quindi passaggi base come per esempio la configurazione di Prisma per interagire con un database. Nel nostro caso configureremo un database SQLite per praticità, per non dover lanciare un'istanza di Postgres o MySQL in locale per comodità.
Modelleremo anche dei dati Prisma e eseguiremo le migrazioni appunto per allineare il database. Andremo poi a generare un Prisma Client TypeScript, il quale è un query builder fortemente tipizzato, quindi dalla nostra parte abbiamo anche il type system di TypeScript che possiamo usare per interagire con il nostro database, leggere, scrivere e quant'altro. Quindi query di lettura, operazioni CRUD, relazioni, quindi anche query annidate, filtri e pagination. Dopodiché, per un approccio più pratico, andremo ad implementare alcune API REST, HTTP REST, usando Express come tool di sviluppo, il quale si integrerà con il Prisma Client per appunto esporre degli endpoint HTTP che andranno a leggere e scrivere sul database. Infine, sempre un'API HTTP GraphQL, però questa volta andremo a vedere appunto un altro caso d'uso. Vi riassumo anche l'agenda per questo workshop. Alle 14 appunto è partita l'introduzione, il kick-off, quello che stiamo facendo adesso. Poi ci saranno le varie lezioni. Per ognuna è stato tenuto conto un 20-30, massimo 40 minuti, ma comunque non c'è assolutamente nessuna fretta. Potremmo finire un po' prima, potremmo arrivare un pochino più lunghi, assolutamente non c'è nessunissimo problema, ci prenderemo il tempo che ci serve. Queste sono le lezioni, dopo le andiamo a vedere una per una. Come è strutturata una lezione? Una lezione è strutturata in due parti, una introduzione che farò io all'inizio di appunto ogni lezione, vi introdurrò tutti i task, tutti gli obiettivi che andremo a vedere, andremo a smarcare durante la lezione stessa, facendovi vedere anche praticamente che cosa dovrete fare. In modo poi appunto essere autonomi nel continuare voi con i task. Un consiglio: aspettate a scrivere codice o comunque cominciare a lavorare sui vostri task autonomamente, piuttosto magari pensate se durante la mia introduzione ci possono essere delle domande, ci possono essere dei dubbi che possono sorgere e magari approfittare a chiedermeli. C'è la sezione Q&A di Zoom, è una funzionalità di Zoom, quindi nella vostra interfaccia dovreste vedere una sezione nella quale fare domande diversa dalla chat. Poi comunque vi introduco meglio. E l'esecuzione. Durante l'esecuzione sarete lasciati in autonomia per poter completare i vostri task, vi verrà dato del tempo per portarli avanti, quello che serve, ripeto, nessuna fretta. Una piccola nota su di me, il presentatore, sono Francesco Pigozzi, sono software engineer presso Qubit e sono un appassionato, nonché grande sostenitore di Prisma, appunto, fin dalle sue prime versioni. E qua trovate i miei contatti e per qualcuno più nerd di voi, qua trovate anche la mia configurazione del mio sistema Linux. Ok, qualche altra nota sull'organizzazione di Zoom, dove fare domande, appunto, c'è la sezione Q&A di Zoom, magari qualcuno se si sente di provarla subito, così vediamo se funziona. E qua io vedo le domande in diretta e posso decidere di rispondere direttamente o via scritta, appunto. E sì, per favore non usate la chat per rivolgere domande più che altro perché potrebbe semplicemente perdersi. Quando invece potete usare la chat in qualsiasi momento per qualsiasi tipo di chiacchiera, discussioni non strettamente collegate al tema in questione, potete mandare messaggi a tutti i partecipanti, a qualcuno direttamente. Immagino che questa non sia la prima call di Zoom che facciate, quindi immagino sappiate già come funziona. Il workshop sarà registrato e sarà disponibile sul canale YouTube di Prisma al termine di questo workshop, appunto. È possibile intervenire durante il workshop. Di base la partecipazione a un workshop è passiva, quindi non sarete né sentiti né visti da parte degli altri partecipanti. Tuttavia, ci possono essere casi eccezionali. Se magari un argomento è molto interessante e complicato da gestire in maniera scritta, il presentatore, cioè io, posso tranquillamente chiamarvi sul palco e interagire direttamente con me e farvi sentire da tutti o anche vedere nel caso decidiate di accendere la webcam. Un'altra funzionalità di Zoom è alzare la mano, c'è cioè la funzionalità Raise Hand,
Di Prisma, anzi, proviamola subito, dovreste vederla tutti, provate tutti ad alzare la mano, così vedo cosa succede da questa parte. Molto bene, vedo le notifiche. Questa di solito è una funzionalità che potrei utilizzare magari per farvi qualche domanda, spicciola, vedere in quanti, più quantitativa che non di contenuto. Ok, codice di condotta, vogliamo io e Prisma, vogliamo che questo workshop sia un momento piacevole per chiunque, quindi preghiamo tutti i partecipanti di mantenere un comportamento, un linguaggio corretto, nessun tipo di discriminazione di sorta, di tipo. Potete anche trovare il codice di condotta integrale nella sua versione inglese al link che vi ho lasciato qui sotto. Potete presentare anche voi questo workshop a vostra volta. Preparare e presentare un workshop è estremamente divertente. Io penso di esserne una prova in prima linea. Tutti i materiali di questo workshop sono disponibili, quindi nel caso vogliate presentarlo appunto a vostra volta, lo potete fare. Potete contattare direttamente Prisma anche appunto al loro canale Slack e riutilizzare tutti i materiali che vedrete durante questo workshop, quindi assolutamente liberi. Direi che possiamo partire. Partirei con la prima lezione. Se non ci sono già delle domande, io partirei direttamente con la prima lezione. Ok. Allora, prima lezione è la configurazione di Prisma. Come obiettivo abbiamo quello di configurare Prisma e prendere confidenza con il suo linguaggio. Prisma ha un linguaggio specifico di modellazione dei dati, dopo vedremo di cosa stiamo parlando, e eseguire la prima migrazione database, cioè allineare il database e creare le varie tabelle in modo da rispecchiare quello che abbiamo definito nel Prisma Schema. Ok, prima cosa, cloniamo il progetto di partenza da GitHub. Questo è un progetto che ho forcato dalla versione originale di Nick. C'è qualche contenuto tradotto, un paio di dipendenze aggiornate, nulla di più, quindi direi di procedere subito a clonarlo. Ok. Molto bene. Ci spostiamo appunto nella cartella del progetto e installiamo le nostre dipendenze. Apriamo il progetto. No, questo. No, questo. Ok. Ora, diamo una veloce occhiata prima di intraprendere i task, diamo una veloce occhiata a come è strutturato il progetto. Come vedete c'è una cartella Prisma, questa è la cartella di default di appoggio a Prisma in quanto strumento. E vediamo invece un altro paio di configurazioni, vediamo quali sono le dipendenze di Prisma. Ovviamente essendo un progetto TypeScript abbiamo le classiche dipendenze TypeScript e TSNode. Le uniche dipendenze di Prisma sono la Prisma CLI, questo è il binario per poter lanciare i comandi di Prisma, come vedremo ad esempio la migrazione, la generazione del client, e appunto come dipendenza abbiamo il Prisma Client, niente di più, niente di meno. Abbiamo ovviamente il README dove trovate le stesse informazioni che abbiamo qui e abbiamo un file TS con una funzione main che possiamo lanciare per cominciare a fare qualche prova. Andiamo a vedere però il file .prisma che interessa a noi per il primo task. Allora, il file innanzitutto si chiama schema.prisma, perché Prisma di fatto ha, diciamo, utilizzato una sintassi, ha deciso di utilizzare una sintassi simile alla sintassi di GraphQL, quindi magari qualcosa vi sembrerà di averla già vista se avete lavorato già con GraphQL.
e ha un suo server di linguaggio apposta per riuscire ad utilizzare il syntax Lightning e anche qualche, diciamo, qualche suggerimento direttamente nell'editor. Questo è il Prisma Schema, come si presenta, e quello che vediamo subito sono due gruppi, diciamo, di configurazione. Il primo sta ad indicare qual è il nostro database, cioè a quale sorgente di dati ci vogliamo collegare per interagire con i nostri dati. Abbiamo un provider, che in questo caso, come dicevamo, è SQLite. Abbiamo un URL che sta a indicare, essendo SQLite, va ad indicare un percorso locale per dirgli qual è il file.db al quale ci andremo a connettere. Dopodiché abbiamo un'altra istruzione, un altro gruppo di istruzione che è il generator. Questo ci indica, se presente, ci indica quale tipo di client vogliamo generare dato tutti i modelli che poi andremo a creare all'interno dello schema.prisma. In questo caso gli stiamo dicendo di creare un client JS. Non è l'unico client, ce ne sono altri, per esempio hanno implementato la versione Go, però non è appunto il tema di oggi, ma giusto per dirvi che ci sono altri client e stanno sempre di più supportando altri client. Molto bene, il primo task del nostro workshop è appunto quello di creare il nostro Prisma Model. Il nostro Prisma Model, che in un progetto di esempio come che si rispetti, sarà il nostro modello user. Allora, come creiamo un modello user? Dobbiamo assolutamente utilizzare il costrutto model e di conseguenza gli diamo il nome che ci serve, in questo caso user. Come vedete, avendo il server di linguaggio già, il nostro editor che interagisce con la sintassi di Prisma ci dice che gli mancano alcune informazioni, ma per il momento possiamo assolutamente ignorarle. Da cosa è composto questo modello? Questo modello è composto da un campo ID, che è un numero intero, autogenerato e deve essere ovviamente univoco all'interno del database. Quindi andiamo subito a crearlo. Questo è il nostro nome del campo che rispetterà anche appunto il nome della colonna all'interno della tabella user dentro al database. Dopodiché ci ha detto che è un intero, quindi usiamo int come diciamo, tipo di questo campo. Dopodiché gli dobbiamo dire che rappresenta la nostra chiave primaria, infatti era proprio questo che lamentava l'editor prima, perché tutti i modelli di Prisma devono avere una chiave primaria che li identifichi, appunto, che abbia un campo chiave primaria nella tabella, che li identifichi univocamente. Abbiamo un'ulteriore istruzione che è quella di avere un campo autogenerato, quindi avremo un campo che è default, immagino, sì, che dovrebbe essere un altro increment. Esatto, potrei aver sbagliato. No, assolutamente, è questo, perfetto. Una chiocciola di molto bene, così abbiamo detto al nostro modello user di avere un identificativo intero, univoco, chiave primaria, che di default viene autogenerato ed è un auto increment. Abbiamo altri due campi, uno è il name, appunto, che è il nome dell'utente. Questo campo dovrebbe essere opzionale all'interno del database. Allora, innanzitutto gli diciamo di essere una stringa. Come vedete già VS Code intelligente mi suggerisce. Di default, tutti i campi all'interno di un modello Prisma sono obbligatori, quindi se vogliamo renderlo opzionale, l'unica cosa che possiamo fare è aggiungere un punto di domanda alla fine. Abbiamo un terzo campo che è il campo email, sempre una stringa. Questa volta è obbligatorio, quindi non dobbiamo aggiungere nessun altro tipo di informazione. Abbiamo però un altro vincolo che è il vincolo di univocità. E quindi dobbiamo dirgli che questo campo è unico. Molto bene. Salviamo e abbiamo appena creato il nostro primo modello di Prisma. A questo punto quello che ci manca è eseguire la nostra prima migrazione, perché ancora non abbiamo un database, non abbiamo un database soprattutto con le tabelle che ci servono. Quindi, con il primo modello configurato, siamo pronti per creare la tabella corrispondente all'interno del database. Utilizzeremo la CLI di Prisma,
Qua con un semplicissimo help già potete vedere quali sono i comandi disponibili. L'abbiamo installato come dipendenza, quindi appunto lo troverete dentro ai Node Modules. E a questo punto andiamo a lanciare la nostra primissima migrazione. Il comando che ci serve è npx, ovviamente, prisma migrate. Questo è il comando che sta ad indicare a Prisma che voglio eseguire una migrazione. Un sottocomando dev per dirgli che siamo in ambiente di sviluppo. Ci sono altri sottocomandi che ci permettono di lanciare le stesse migrazioni in ambienti diversi, per esempio in ambiente di produzione, e poi diamo un nome a questa migrazione, in questo caso i. Come vedete già dalla sidebar, Prisma ci ha creato un po' di cose. Ci ha creato il dev.db, appunto il nostro database SQLite. Ignoriamo per il momento il dbjournal. E poi ci ha creato, siccome non era già presente, una cartella migration con un file di istruzioni in formato TOM e poi la migrazione SQL. Questa di fatto è la nostra tabella che non appena che lanciando il comando appunto migrate viene eseguita verso il database. Quindi già così noi abbiamo un database popolato con la struttura base. Come facciamo ad esserne sicuri? Prisma ha un altro strumento molto utile che è il Prisma Studio. Prisma Studio è un'interfaccia, diciamo un editor di database che ci dà qualche interfaccia un pochino più user-friendly per poter interagire con il database appena creato. Legge le istruzioni scritte all'interno dello schema.prisma, quindi si collega al data source e legge i modelli. In questo caso direi che dobbiamo creare tre record all'interno del nostro database appena creato. Procediamo. Completamente inventato. Ok, ne aggiungiamo un ultimo. Salviamo e abbiamo appena creato tre record all'interno del nostro database. Ok. A questo punto io ho fatto l'introduzione, vi lascerei qualche minuto per poter replicare questi passaggi localmente. Io ho passato appunto il documento Notion, quindi dovreste essere autonomi. Fermo solo un attimo il video e il microfono, ci rivediamo tra qualche minuto. Ok. Quando ci siete, datemi un feedback, potete alzare la mano.
visto qualche mano alzata, non sono riuscito a vedere se l'avete alzata tutti. Datemi solo un ultimo feedback. Io a questo punto andrei avanti con la seconda lezione, a maggior ragione se magari non ci sono domande fino a qui, e proseguiamo con appunto la seconda lezione. Esploriamo il Prisma Client. Il Prisma Client è appunto il client di Prisma che è stato appena generato dal momento in cui abbiamo deciso di lanciare la nostra migrazione e cominciamo a vedere che cosa ci possiamo fare a livello applicativo, come lo possiamo utilizzare, cosa ci offre e appunto come leggere e scrivere sul database. L'obiettivo di questa lezione appunto è di prendere confidenza con il Prisma Client, esplorando un po' le sue funzionalità, eseguiremo qualche query di CRUD, alcune query di relazione, scrittura di dati, filtri e paginazione. Lanceremo anche una nuova migrazione, introdurremo un nuovo modello che sarà appunto in relazione con il modello di user creato in precedenza. Possiamo continuare a lavorare sul nostro progetto che abbiamo appena configurato, quindi non c'è bisogno di fare passi particolari e cominceremo ad utilizzare finalmente il nostro file script.ts. C'è una funzione main, potete tranquillamente cominciare a scrivere qua dentro e lanciare e utilizzare il nostro Prisma Client. Qualche suggerimento? Scrivete da soli, anche a costo di ripetere qualcosa che leggete a schermo o sul documento Notion in asincrono. E il mio suggerimento personale è di non utilizzare un semplice copia e incolla, perché in questo modo potete verificare davvero di aver appreso quello che state utilizzando. Il suggerimento di utilizzare Visual Studio Code era appunto per questo motivo: esiste una funzionalità di autocompletion, di autocompletamento all'interno di Visual Studio Code. Siccome appunto esiste un plugin, esiste un'estensione di Visual Studio Code che è quella di Prisma, ed è questa. Esatto. E oltre a darci il syntax highlighting, ci dà la formattazione, ci dà anche tutta un'altra serie di benefici, non solo nel Prisma schema, ma anche appunto in tutto il resto dei file in cui lo utilizziamo. Ok, quindi per invocare l'autocompletamento potete tranquillamente cominciare a scrivere delle istruzioni utilizzando il Prisma Client. Se vi sparisce il pop-up, sapete che lo shortcut su VS Code è Ctrl spazio, command spazio se non sbaglio su macOS. In questo caso, giusto per farvi un esempio, come vedete abbiamo già l'autocompletamento. Prisma è intelligente da dirci che abbiamo un modello di user e ci dà la possibilità di utilizzare una qualsiasi delle funzionalità di alto livello. Quindi assolutamente molto comodo. Qua sì, uno screenshot per farvi vedere appunto lo stesso che vi ho mostrato io. E appunto possiamo accedere anche da delle funzioni di più basso livello, come per esempio Query Row, se vogliamo lanciare delle query arbitrarie che non siano strettamente legate ai nostri modelli di Prisma. Possiamo disconnettere automaticamente il client di Prisma all'istanza del database, connetterlo, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo anche istanziare dei middleware, insomma, ci sono tante funzionalità tutte da scoprire. Prisma Studio l'abbiamo già visto, è questo, e possiamo utilizzarlo per avere un'interfaccia grafica per poter interagire con i nostri dati. Ok, cominciamo a vedere i task. C'è uno script all'interno del package JSON che è dev, il quale non fa altro che lanciare il nostro script TS con un binario di TS Node. In questo modo possiamo utilizzare TypeScript senza doverlo compilare prima, e in questo momento non dovrebbe fare assolutamente nulla.
se non allungarci. Prisma. Esattamente. Ok. Cominciamo con i task, ve ne faccio vedere qualcuno, non tutti, alcuni vorrei che provaste a farli in autonomia. Partiamo con il primo. Allora, scriviamo una query che ritorni tutti i record di tipo user. Ci scaldiamo un attimo, non importa fare grandi cose, semplicemente stampiamo il risultato. Allora, chiudiamo. Creiamo una variabile, result, che aspetta appunto Prisma user. Anche non leggendo la documentazione in maniera molto semantica potete già vedere che abbiamo dei metodi che ci permettono di avere almeno un'idea di che cosa facciano. In questo caso suggerirei un find many per dire ok, Prisma del nostro modello user, trovameli tutti senza nessun tipo di filtro. E li stampiamo in console. Salviamo, lanciamo e a questo punto dovrebbe trovarci i tre record che abbiamo inserito appunto su Prisma Studio. Quindi, perfetto. Primo task l'abbiamo fatto. A questo punto scriviamo una query per creare un nuovo record di tipo user. Ok, allora direi che il result lo possiamo tenere qui, andiamo solo a modificare questa parte. Quindi, molto bene, prisma.user ci espone un metodo create che accetta un oggetto di opzioni, sempre con il control space o command space andiamo a scatenare l'intelligence che ci dice c'è un parametro data che a sua volta è un oggetto e ci dice quali campi possiamo andare ad inserire. Guardate che la generazione del client di Prisma, a sua volta è tipizzata secondo il modello che avete creato. Se io avessi aggiunto un nuovo campo all'interno del modello user, me lo sarei appunto ritrovato qui, tipizzato dal momento in cui ho generato il client in funzione del Prisma schema e non a priori o in maniera generica. A questo punto il task ci dice di creare un utente solamente con la mail, niente di più. Alice@prisma.io. Ok, salviamo, lanciamo. E a questo punto il client ci ha restituito il record appena creato. Apriamo un'altra sessione in modo da avere il Prisma Studio aperto. Perfetto, esatto. Come vedete, l'ho creato da riga di codice e correttamente lo vedo all'interno di Prisma Studio e a sua volta il Prisma Client mi ha ritornato il record appena creato. Ok, molto bene, il task 2 l'abbiamo fatto. A questo punto ci chiede, siccome abbiamo creato un utente senza nome, ci chiede appunto di aggiornarlo. Quindi qua andiamo a aggiornare un record all'interno del database. Ovviamente ci chiede una discriminante. Quindi abbiamo a disposizione il campo where, che a sua volta è un oggetto, e a disposizione ci dà appunto i valori univoci, quindi la chiave primaria, che è il nostro identificativo univoco, e la mail. Il task ci chiede di aggiornare l'utente che abbiamo appena creato, quindi perché no, utilizziamo la mail. E ci dice di aggiungere un nome, perché appunto come vediamo da qua è vuoto in questo momento, e dirgli che questo utente si chiama Alice. Esattamente. Salviamo, lanciamo e ci è ritornato il record aggiornato. Quindi anche dentro Prisma Studio dovrei riuscire a vedere il record aggiornato. Molto bene. Task 3. Perfetto. Ok, entriamo più nel vivo di quello che può fare Prisma. Quindi in questo caso ci sta dicendo creiamo un nuovo modello, creiamo un modello post sia relazionato con il modello user. Andiamo a vedere i campi che compongono questo modello post. Allora, ci
suggerisce sempre di usare un ID autoincrementale che sia univoco, quindi chiave primaria, come di valore di default autoincrement. Molto bene. Title è required, quindi stringa senza nessun altro tipo di decorazione. Content, questo campo dovrebbe essere optional, quindi string, punto di domanda. Abbiamo poi un campo published che ci va a indicare se questo post è una bozza oppure se è stato reso pubblicamente disponibile, quindi se appunto è stato pubblicato. Questo campo è required, ok, e di default nessun post dovrebbe essere pubblicato. Allora, scuola di pensiero, potremmo creare un campo date time per avere anche un'indicazione di quando è stato pubblicato, ma per semplicità utilizzeremo un semplice campo boolean. È required, quindi nessun punto di domanda da dover indicare, e gli dobbiamo fornire un valore di default che abbiamo detto essere false, perché non vogliamo nessun post pubblicato in maniera automatica. Molto bene. A questo punto il task ci chiede di relazionare il modello post con il modello user. Vediamo subito come si fa. Ovviamente, relazione che viene identificata da un campo author, quindi un campo autore, e come in una qualsiasi strutturazione normale all'interno di un database, abbiamo bisogno di una colonna che contenga appunto la chiave esterna, in questo caso AuthorID, che deve rispecchiare appunto diciamo, il tipo che identifica il nostro user all'interno del suo modello, quindi deve essere un int, e siccome non vogliamo creare per forza dei post che siano legati a un utente da subito, possiamo tranquillamente metterlo opzionale. Ok. Questa è la chiave esterna, però a questo punto, se vogliamo utilizzarlo a lato applicativo, dobbiamo anche istruire questo modello di Prisma nel dirgli come recuperare questo author. Quindi la relazione si struttura in questa maniera. Author è un campo del modello post che è di tipo user. Deve rispecchiare la chiave esterna, quindi se l'author ID è opzionale, anche la relazione stessa deve essere opzionale, e dopodiché, tanto notiamo che l'editor si sta lamentando perché gli manca qualcosa, dopo vediamo anche che cosa. A questo punto dobbiamo esprimergli la relazione. La relazione si esprime in questa maniera, con il decoratore, diciamo così, relation. Gli diamo poi due parametri, uno dei quali è fields, che rappresenta il campo locale del modello, quindi in questo caso AuthorID. Dobbiamo poi dargli anche un altro parametro che è references, okay, che rappresenta il campo esterno della relazione, quindi in questo caso ID perché rappresenta l'identificativo all'interno del modello user. Tuttavia non è finita perché Prisma ci sta dicendo che il campo author, ok, manca di una relazione opposta. Di fatto dobbiamo dire al modello user che esiste una relazione con il modello post. Come lo facciamo? Questo è molto più facile. Andiamo a dire a user che esiste un campo posts tipo post array, perché è una relazione 1 a n, perché un utente appunto può essere legato a molti più post. Un post può essere legato eventualmente ad un utente. Quindi questo è il nostro Prisma Model, il nostro schema.prisma aggiornato. Tuttavia ancora non lo possiamo vedere all'interno del, farvi vedere che non sto mentendo, all'interno del nostro Prisma Studio perché non abbiamo ancora lanciato una migrazione. Ci ricordiamo come lanciare una migrazione, quindi npx prisma migrate dev perché siamo in development, gli diamo un nome, per esempio add post. Prisma legge le differenze con le precedenti migrazioni, vede che è stato aggiunto un modello post e ci crea la migrazione.
migrazione di conseguenza. A questo punto rilanciamo Prisma Studio e abbiamo il nostro modello all'interno del database. Vuoto, ovviamente. Qua ci è stata aggiunta anche una colonna per intendere la relazione tra l'utente e i suoi relativi post, che per ogni utente appunto adesso è vuota, però c'è, l'abbiamo creata. Molto bene, task 4. Completato con successo. A questo punto il task 5 ci chiede di cominciare a popolare quello che è il nostro nuovo modello, quindi la tabella all'interno del database del nostro nuovo modello post, e ci chiede di creare un post molto semplice con un titolo Hello World. Vedete che già il Prisma Client con la migrazione è stato aggiornato, quindi io posso già accedere al modello post e posso già accedere ai suoi metodi, che non saranno diversi dal modello user, perché di fatto è sempre un modello, ma si interfacciano appunto con una tabella diversa. Quindi a questo punto ci chiede di crearlo. Vediamo tutti i campi del modello post. A questo punto ce n'è uno solo obbligatorio, che è appunto title, punto esclamativo, perché siamo creativi, e non ci resta che lanciare il nostro script. Perfetto, ci è ritornato il nostro post appena creato, con il suo ID auto-incrementale, il nostro titolo. Contenuto è vuoto, non è pubblicato e manca di un autore. Andiamo a vedere per prova sul nostro Prisma Studio e lo vediamo qui. Bene, andiamo avanti con il nostro task numero 6. A questo punto abbiamo un post che non ha nessun autore. Questo task ci chiede di collegargliene uno. Ok, abbiamo parecchi record di tipo user ed esattamente uno di tipo post, quindi possiamo connetterli attraverso la chiave AuthID. Ok, qua cosa ci dice? Che usando il Prisma Client non abbiamo bisogno di impostare manualmente le chiavi, questo significa non dover forzare direttamente un identificativo intero in questo caso, ma possiamo utilizzare un metodo che ci permette di... anche tipizzato il client di Prisma, ci permette di connetterlo in una maniera più diciamo user friendly. Qua ci dice: riesci a scoprire come aggiornare il record post e connetterlo ad un record di user esistente attraverso il campo email. Utilizza l'autocompletamento dell'editor o consulta la documentazione. Ora, siccome siamo su VS Code, perché no, utilizziamo l'autocompletamento. A questo punto ci dice di aggiornare un post. Dobbiamo dargli a dire quale post, in questo caso quello appena creato. Andiamo ad aggiornare quali dati. In questo caso dobbiamo andare ad aggiornare il campo author. Ok. Non dobbiamo per forza mettergli un valore, possiamo utilizzare un oggetto e qua abbiamo tutta una serie di diciamo, configurazioni che ci permettono di connetterlo direttamente all'author. Connect. A sua volta un oggetto, email. A questo punto vogliamo per esempio collegarlo a alice.prisma.io con una o solo, ovviamente. Lanciamo. E a questo punto vediamo che automaticamente l'autore ID è stato collegato correttamente all'utente con ID numero 4. Autore ID 4. Che è Alice. Relazione inversa, Alice a questo punto ha un post collegato che è appunto il nostro Hello World. Ne vediamo solo un altro paio, poi vi lascio andare avanti in autonomia. Vediamo come scrivere una query per recuperare un singolo record user tramite valore univoco. Abbiamo già recuperato dati attraverso valori univoci, questo sarà solo più semplice, quindi find per un singolo, find unique,
potremmo usare l'ID o la mail. In questo caso io suggerirei sempre la mail della nostra simpaticissima Alice prisma.io. E a questo punto ci viene ritornato l'utente singolo. Molto bene. Scrivi una query che recuperi solo un sottoinsieme di campi. Ok, questo è molto interessante, lo approfondiamo un attimo. Esatto, e poi faremo anche il task numero 9. E, talvolta abbiamo bisogno di non ritornare tutti i campi di una relazione. Per esempio, in questo caso ci dice, per utilizzare la stessa query find many che ho usato nel task 1. Okay. Ripetiamo e togliamo i discriminanti. Benissimo. Però questa volta il tuo obiettivo è di selezionare solo un sottoinsieme di campi del modello user. Nello specifico, gli oggetti ritornati dalla query devono contenere i campi di name, ma non il campo email. Usiamo sempre l'approccio IntelliSense, quindi gli chiediamo, ok, immagino che sia select, che ci chiede di selezionare alcuni campi e alcuni no, e vogliamo ID, che deve essere un boolean. In questo caso gli stiamo dicendo selezionami il campo ID e selezionami il campo name. Tutti gli altri campi che non sono stati specificati o non hanno un valore true non verranno selezionati. Verifichiamo. E infatti abbiamo tutti i nostri utenti con solo l'ID e il name. Per quanto riguarda il task 9, ci sono, diciamo, due approcci che possiamo utilizzare. Comunque, vediamo. Stai cominciando ad esplorare sempre più le query di relazione del Prisma Client. Cominciamo con una lettura annidata che include una relazione. Concretamente, prendi la query del task 6, la copiamo per semplicità, ok? Ed includi la relazione alla tabella post nel risultato. Non penso che sia questa la query, forse magari c'è un piccolo errore. Vediamo la soluzione per semplicità. Esatto, probabilmente nel task 7 gli errori capitano. Ok, quindi a questo punto andiamo a recuperare find unique where email, abbiamo detto sempre la nostra carissima Alice. A questo punto però vogliamo anche, no, non è così, sì, così, vogliamo includere la sua relazione, questo, manca la virgola, la sua relazione post nel risultato. In questo caso noi avremo un record che ci viene ritornato, un record singolo, che però avrà un campo annidato posts che include un oggetto che rappresenta appunto un array di post legati all'utente in questione. Quindi salviamo, lanciamo. E infatti, ID 4, Alice, prisma.io, tutti i suoi post, in questo caso ne abbiamo solo. Sì, assolutamente. Un'altra cosa molto importante da farvi notare è che la variabile result della query è completamente tipizzata. Il tipo generato dinamicamente da Prisma Client risolto sarebbe stato in questa maniera. Da notare che se io avessi scritto, avessi selezionato, magari non avessi selezionato la mail, il campo result non avrebbe contenuto la mail. Adesso il campo result, siccome abbiamo selezionato tutti i campi e anche il campo posts, possiamo appunto accedere. Ovviamente qua mi ha aggiunto automaticamente l'optional chaining di TypeScript perché result potrebbe non esistere, però abbiamo il campo post, abbiamo il campo ID, abbiamo il campo email, eccetera, eccetera. Ok, supponiamo di voler stampare il campo email. Ok, se io però andassi a specificare che
voglio solo l'ID e il name, ma non l'email. Mettiamo per un momento questo. Vedete che dinamicamente tipizzato mi dice che il campo email non esiste, perché il Query Builder riesce a leggere le configurazioni e costruire dinamicamente il tipo di ritorno di conseguenza. Vediamo un'altra cosa, perché l'include qui mi dà un errore, e l'errore, per farvela breve, è il fatto che non si possono usare in combinata la configurazione select e la configurazione include. Però questo non ci vieta di includere solamente ID, name e post. Diciamo che include è un sottocaso dell'opzione select che ci dice implicitamente seleziona tutti i campi che appartengono a questo modello e in più popolami alcune relazioni. Se vogliamo maggiore personalizzazione sui campi che vengono ritornati, la configurazione select ci permette di definire quali vogliamo del modello stesso e quali eventualmente delle relazioni annidate. Vediamo giusto per, giustamente non lo farà mai, perché email non esiste. ID, name e post. Io a questo punto vi lascerei qualche minuto, una decina di minuti, per provare a rifare i task che abbiamo fatto fino adesso, anche in maniera abbastanza veloce, e eventualmente andare avanti anche con gli altri. Quindi io vi direi che ci rivediamo tra qualche minuto e buon lavoro. Ok, non preoccupatevi, avete ancora qualche minuto, siamo perfettamente in orario, quindi assolutamente non c'è problema. Prima, non appena siete pronti, datemi un feedback alzando magari la mano. Nel mentre vado ad arricchire una domanda che ci ha fatto Francesco parlando di Enum, chiedeva se è possibile utilizzare l'Enum in prima istanza e se poi fosse possibile filtrare determinati valori usando il Prisma Client attraverso l'Enum. Allora, di base la risposta a questa domanda è sì, infatti come vediamo anche dalla documentazione, tra l'altro ne approfitto per ripetere che la documentazione di Prisma penso che sia una di quelle meglio fatte finora tra quelle che ho visto.
Sì, si può assolutamente usare, però come notano anche loro, disponibile solamente se il database, il provider di database, che nel nostro caso è SQLite, nativamente lo supporta. Nel nostro caso purtroppo SQLite non lo supporta, ma fortunatamente è abbastanza intelligente da dirci che appunto non è supportato. Però di base sì. Gli enum poi vengono tradotti nativamente in enum di TypeScript, quindi li possiamo usare assolutamente come oggetti a lato applicativo. Di fatto poi si traducono in valori all'interno del database, quindi immagino che poi vengano tradotti in 0, 1 e 2, in questo caso, in questo piccolo esempio che vi ho preparato, e possiate poi utilizzarli per filtrare al pari di un identificativo numerico o di una stringa. Quindi di base la risposta più ampia è sì, l'unico vincolo è appunto il fatto che il database deve supportare questo tipo. Purtroppo in questo esempio SQLite non lo supporta, però ad esempio un Postgres, magari è un MySQL, Postgres sono sicuro, su MySQL non vorrei dire una cosa per un'altra, ma immagino di sì, potete tranquillamente usare anche il mio. Ok, rispondo un attimo live invece a questa domanda. Quindi la query generata dal Prisma Client terrà conto dell'enum specificato lato TypeScript. Allora, la risposta breve sarebbe sì, nel senso che quando decidiamo di lanciare una query utilizzando il Prisma Client, lui tiene conto del valore utilizzato dall'enum che noi utilizziamo lato applicativo, quindi lato TypeScript, questo è vero. Però prima di essere disponibile lato TypeScript, questo viene generato quando generiamo il Prisma Client. Quindi di fatto l'enum rappresenta solo un tramite, diciamo un tramite, ma Prisma ne è al corrente sia prima che dopo. Quindi l'enum che tu vai a specificare nello schema.prisma è lo stesso che poi viene inserito anche all'interno della database e poi viene creato un enum di supporto, diciamo, per TypeScript. Quindi di fatto tutto rimane nei domini di Prisma, non c'è nulla che esce, non c'è nulla di esterno a Prisma. Immagino di spero di aver risposto alla domanda, io l'ho capita in questo senso. Molto bene. Perfetto. Io suggerirei di andare avanti, datemi magari un feedback veloce. Ok. Ok, io suggerirei di andare avanti, andiamo avanti con un'implementazione.
esempio, di un API REST HTTP. Utilizzeremo Express per la sua rinomata semplicità d'uso, quindi implementeremo qualche rotta molto semplice e vedremo comunque tra un attimo. Preparazione: possiamo continuare a lavorare nello stesso progetto, quindi non c'è bisogno di clonare nessun altro progetto. Possiamo rimanere su questo, c'è però un branch dedicato che si chiama REST API. Per quanto riguarda invece quello che abbiamo già fatto, vi ho lasciato qua due suggerimenti. Potete o eseguire un git stash in modo da mettere, da accantonare temporaneamente le modifiche che avete fatto, oppure aggiungerle tutti e creare un commit. Io in questo senso vi lascio libertà di azione. Potete salvare le modifiche che avete fatto finora nella maniera che preferite per evitare di perderle cambiando branch. Io per semplicità farò un discard di tutto. Ok. Cancello le migrations. Cancello il file dev.db. E a questo punto dovrei essere, esatto, dovrei essere in una situazione pulita per potermi spostare. Ok, quindi se doveste chiedermelo, GTO è semplicemente un alias per git checkout, però scriviamolo pure esteso, quindi checkout REST API. Ok, le migrations le abbiamo già rimosse, il Prisma DevDB l'abbiamo rimosso, abbiamo solo una cancellata in nodeModels e procediamo con l'installazione delle nuove dipendenze. Nuove dipendenze che andiamo a vedere non sono molto diverse. Abbiamo Express, appunto, con i suoi tipi, siccome non è una libreria nativa di TypeScript. Abbiamo i tipi di Node, perché ci interfacciamo appunto con il processo di Node, il nostro caro Prisma briga di comando, il Prisma Client, TypeScript SNode. Ho aggiunto, per dare magari un piccolo miglioramento alla developer experience, ho aggiunto il pacchetto NodeMon che ci permetterà di lanciare in watch mode il nostro script, il nostro server HTTP, e poter avere un refresh automatico a fronte dei cambiamenti e dei salvataggi. Questo per evitare di dover stoppare il processo e doverlo rilanciare tutte le volte. Diamo un'occhiata anche al nostro schema.prisma, che è molto simile, a parte qualche magari nuova data che è stata inserita, un counter per le visualizzazioni, però il resto direi che è identico. Abbiamo anche, adesso lo vediamo, prima lanciamo la migrazione, perfetto, diamo un nome init. Facciamo la nostra migrazione di init, quindi abbiamo il nostro DevDB e il nostro DevDB Journal che ignoriamo però, e la nostra migrazione, appunto. Stavolta per semplicità non abbiamo diviso le due migrazioni. A riprova del fatto che il database è stato aggiornato, facciamo anche Prisma Studio. La nostra tabella user e la tabella post. Siamo quasi pronti per cominciare. Esiste una funzionalità che per il momento è ancora in preview. Immagino che comunque sia molto vicina al rilascio in stable da parte di Prisma. La funzionalità di SIB, quindi di prepopolamento del database, immagino in casi di sviluppo o in casi di end-to-end testing, eccetera, eccetera. Quindi in casi in cui abbiamo bisogno che il database sia prepopolato. Come lo lanciamo? Npx Prisma, questo appunto per lanciare sempre il nostro binario di Prisma, la riga di comando, database seed, dobbiamo però dirgli che è una preview feature. E a questo punto lui ci ha popolato il nostro database. Esattamente. A riprova di questo, andiamo a vedere le nostre tabelle, sono una e due popolate con le relative relazioni annidate. Molto bene.
Siamo pronti per cominciare. Allora, i nostri task. Possiamo trovare i task di questa lezione descritti all'interno del nostro file source index.ts, marcati con una siglatura to-do. Il nostro obiettivo è quello di inserire le giuste queries del Prisma Client per ogni rotta delle REST API. Una piccola nota, questa non è intesa come una lezione sulla strutturazione di API REST, è stato utilizzato questo approccio abbastanza semplice per a scopo didattico. Io e Prisma consigliamo magari un approccio un po' più strutturato in un progetto reale. Un'altra cosa, usando VS Code possiamo installare l'estensione REST Client, che è questa qui. Molto utile e ci permette di lanciare, descrivere, lanciare e vedere il risultato di alcune chiamate HTTP direttamente all'interno del nostro editor. Nello specifico, i file si presentano così: un file test.http separa le chiamate con questi cancelletti e ci permette, vedete qua, di lanciare la richiesta direttamente con il suo verbo, all'indirizzo che specifichiamo, eventualmente con degli header e dei payload. In questo modo, senza lasciare l'editor, possiamo testare il nostro server. Chiudiamo magari la sidebar. Ok? E come vi accennavo, per una migliore developer experience, dal momento in cui siete pronti a partire, avete installato i node modules, npm run dev watch. Il nostro server Nodemon ha fatto partire il server Express. Ok. E a qualsiasi modifica noi decidiamo di fare, automaticamente fa un refresh, quindi non dobbiamo rilanciare manualmente. Andiamo a dare un'occhiata ai nostri task. Ok, get users. Questo restituisce tutti gli utenti. Allora, sono query che bene o male abbiamo già visto nella lezione precedente, quindi non dovrebbero essere molto difficili. Result await prisma.user, perché siamo nel dominio del modello user. Find many, che dovrebbe ritornare un array, e dopodiché res json, perché immagino che si usa il middleware json per quanto riguarda le risposte. Mandiamo indietro il risultato. Salviamo. Nodemon a questo punto ha dato un refresh al nostro server e testiamo subito la nostra estensione REST Client. Come vedete, lanciando la richiesta mi si apre una finestra di risposta con alcune informazioni aggiuntive come appunto gli header, il protocollo che è stato usato, lo status code, la descrizione dello status code e il payload di risposta. Andiamo a vedere se rispecchia quello che abbiamo in Prisma Studio. Direi di sì. V1 Alice, 2 Nilu, 3 Mahmood. Perfetto. E il task 1 è fatto. Vediamo. Abbiamo poi una chiamata post sign up, dalla quale riceviamo due parametri nel body, che sono name e email, e dobbiamo creare un nuovo utente. Molto bene. Niente di più facile, quindi await prisma.user, sempre perché siamo nel dominio user.create. Usiamo l'IntelliSense per capire che cosa serve a Prisma per poter andare avanti con la nostra per eseguire la nostra query. In questo caso serve name. Usiamo questa scorciatoia di JavaScript per non dover fare email, due punti email, e a questo punto glieli abbiamo passati, ci crea e ci ritorna il risultato, quindi l'utente appena creato. Salviamo. Nodemon ha fatto il suo dovere, quindi se mandiamo questa richiesta di sign up, automaticamente dovrebbe tornarci l'utente appena creato. Ora, soffermiamoci un attimo su questa chiamata, perché nel file schema.prisma abbiamo specificato che l'utente ha email, campo email che è univoco, quindi mi aspetto un errore in caso di doppia chiamata di questo tipo. Infatti, non mi ha risposto perché questa è ancora la risposta precedente,
Però lato server mi ha appunto lanciato un'eccezione dicendomi: guarda che il campo email non rispecchia i constraint specificati all'interno del database, quindi molto bene. Andiamo pure avanti, creiamo un nuovo post, siamo qui, come al solito, come prima, riceviamo i parametri in entrata, tra cui title, content e l'autore email. Questa query l'abbiamo vista prima, che in automatico, prima l'abbiamo vista separata in realtà, abbiamo visto prima la creazione e poi il collegamento tra un'entità post e un'entità user. In questo caso ci chiede di farle insieme. Quindi prisma.post, perché questa volta siamo nel dominio post, create, e vediamo quali dati gli servono. Data, ovviamente. A questo punto gli serve un title, usiamo sempre la versione corta per specificare chiave valore, content, e poi dobbiamo specificare l'autore. Non possiamo scriverlo così ovviamente perché author email non è un campo dell'entità del modello post, però possiamo connetterlo come abbiamo fatto in precedenza. Salviamo. Ha fatto ripartire il server e a questo punto, lanciando questa creazione, ci ritorna il post appena creato, direttamente collegato a Redis. Vediamo che però a questo posto possiamo dargli anche un content, quindi proviamo a dargli un content. E stavolta lo vogliamo legare a un altro utente, per esempio a Nilu. Ok, salviamo, lanciamo e l'abbiamo collegato. Verifichiamo per sicurezza. Ok. Alice Prisma con due post, dei quali uno è l'Hello World che abbiamo appena creato, e Nilu, che prima aveva un solo post, adesso ha anche l'Hello World con This is a content. Molto bene. Ok, facciamo quest'ultima. E poi direi che gli altri provo a farveli fare in autonomia. Questa che è post id views, put post id views, che incrementa la visualizzazione di un post di 1. Ok, andiamo a vedere, usiamo sempre l'approccio IntelliSense. Siamo nel dominio post, dobbiamo aggiornare un post, l'id lo riceviamo dai parametri all'interno del URL, quindi aggiorniamo un post. Condizione di aggiornamento, quindi identificativo univoco del post, che in questo caso è l'ID. Ok, qua ci sta dicendo che è una stringa, mentre noi vogliamo un numero. Ok, adesso andiamo a aggiornare quelli che sono i suoi dati. Nello specifico, noi vogliamo andare ad aggiornare il view count aumentandolo di 1, quindi data. Count, possiamo sia ora una query inefficiente sarebbe stata recuperare prima il post e poi fare un aggiornamento basandosi sullo stato precedente del post, ma non sarebbe stata né efficiente né attendibile perché nel mentre, come sappiamo, la concorrenza avrebbe potuto lanciare altre query. Quindi deleghiamo il controllo al database andando a configurare un oggetto per questa proprietà view count che gli dice molto semplicemente increment by 1. In questo modo gli stiamo dicendo per favore incrementa il campo view count di 1 dove il post ha questo id. Aggiorniamo, NodeMon fa la sua magia e a questo punto andiamo a aggiornare il post con id numero 1. Vediamo che view count prima era 0, adesso è 1. Se continuo a mandarlo,
Io canto, incremento. Proviamo con un altro post, per esempio, magari uno che abbiamo appena creato, il 6, quindi possiamo tranquillamente andare a modificare questa richiesta nel test.http e il funzionamento è il medesimo. Ok, questo di pubblicazione di un post, i post non ancora pubblicati, ok, restituisce un post al suo ID, questo più o meno l'abbiamo già visto, e questo legge dei parametri in query string. Ok, vediamo solamente un attimo questo qua, poi vi lascio un po' di tempo per andare in avanti in autonomia. Questo qua ci chiede di restituire i post non ancora pubblicati di un utente. Allora, anche qua ci sarebbero due soluzioni. Una soluzione proposta è quella di usare questo tipo di annotazione, cioè prima trovare l'utente, poi trovare tutti i suoi post utilizzando una condizione. Potremmo anche scrivere in una maniera diversa, stando nel dominio di post e cercare diciamo, i post che hanno come author la condizione where, l'ID di questo utente e poi usando un'altra condizione publish. Comunque, andiamo a scrivere la nostra query in prisma.user.findUnique condizione di where. Okay, che ovviamente vuole essere un number che di default Express ci dice che è una stringa, giustamente. A questo punto possiamo usare la notazione dot posts per andare a recuperare la sua relazione. In questo modo passiamo attraverso l'utente continuando a utilizzare una sintassi che è più diciamo semanticamente accessibile, per poi andare a navigare attraverso l'albero delle relazioni, o eventualmente una relazione di data, quindi un modello di nami dato. Andiamo a specificargli quali sono i parametri per poter filtrare, quindi where, abbiamo detto che sono quelli in bozza, quindi non ancora pubblicati, di conseguenza published a false. Salviamo, dovrebbe fare la magia. Se mando la richiesta, a questo punto ricevo il post numero 4 dell'author ID 3 che è ancora published a false. Il post numero 4 è questo qua, appartiene all'utente Mahmood. Esatto. Mahmood tuttavia ha altri post collegati, dei quali però uno è pubblicato, quindi il risultato è attendibile. Molto bene, io vi lascio qualche minuto per provare in autonomia a ricreare queste query e a creare anche quelle mancanti, quindi la pubblicazione di un post, la restituzione di un post dal suo ID e l'endpoint di feed. Vi lascio qualche minuto, quando avete terminato alzate la mano e ci rivediamo. Ok. Se avete qualche domanda, assolutamente scrivete, sono qua. Ok, vedo che qualcuno comincia a alzare la mano. Ok, c'è una domanda di Francesco che anticipa un attimo il prossimo argomento, che è appunto GraphQL, e ve la leggo. In caso di utilizzo di Prisma più GraphQL, è possibile generare tipi partendo dal modello GraphQL, così da forzare la tipizzazione sul tipo di ritorno dei resolver. Allora, ammetto di non avere una domanda, scusa, una risposta esatta a questa domanda. Quello che però posso accennarti è che per quanto riguarda Prisma, esistono delle integrazioni non solo con Apollo Server, che è appunto diciamo il server che andremo ad utilizzare nella prossima lezione, ma esistono delle integrazioni con altri servizi che ti permettono di integrare GraphQL. Devo farti qualche esempio.
Esatto, alcuni che cita anche Nick all'interno del workshop che ha tenuto ad aprile sono appunto Nexus e TypeGraphQL. TypeGraphQL, nello specifico, penso che abbia un'integrazione un pochino più avanzata e permetta di ottenere questo tipo di... Esatto, non partendo magari non partendo dallo schema di GraphQL, partendo comunque dallo schema di Prisma, perché Prisma immagino lo utilizzi comunque come sorgente di verità, quindi quello che è scritto lì è poi legge per tutti quanti, però mi sembra di capire in maniera molto veloce, ammetto onestamente di non avere una risposta completa per questo. Penso ti permetta di generare uno schema GraphQL partendo però dallo schema di Prisma. In questo modo, utilizzando per esempio una tecnologia come TypeGraphQL, puoi beneficiare di entrambi, quindi la tipizzazione sul client di Prisma per poter eseguire le query e anche beneficiare della tipizzazione lato resolvers. L'esempio che andremo a vedere adesso è un approccio del tipo SDL first, quindi prima andiamo a definire quelle che sono le nostre query, quelle che sono le nostre mutation e poi andiamo ad implementarle. Però purtroppo non abbiamo una tipizzazione forte su questo tipo, è lasciata molto di più al developer. Però sì, in linea di massima esistono approcci più type safe, per dirla in maniera completa. Ecco, questo è quanto. Ok, se ci siete tutti, io approfitterei di questa domanda per continuare a parlare di GraphQL nell'ultima lezione, la lezione numero 4 di questo workshop, e datemi magari un feedback al volo. Allora, l'obiettivo di questa lezione è appunto usare le nozioni che abbiamo imparato finora sul Prisma Client per implementare alcuni resolvers di un API GraphQL usando appunto Apollo Server. Come preparazione non c'è nulla di diverso rispetto alla preparazione per spostarsi nel branch REST API. Esiste un altro branch che è appunto GraphQL API. Per salvare il vostro lavoro potete utilizzare, come ho detto prima, o uno stash o un commit. Questo lo lascio assolutamente a vostra discrezione. Mentre anch'io per semplicità resetto tutto. E cancello quello che non mi serve. Ok. Ok, ci spostiamo nel branch GraphQL API, rimuoviamo i file non necessari, rimuoviamo i node modules, abbiamo un'installazione. Come prima beneficiamo di NodeMon, quindi non abbiamo bisogno di spegnere e lanciare di nuovo il nostro server GraphQL tutte le volte. E andiamo a vedere un attimo le dipendenze. Prisma Client, come al solito, alcune dipendenze Apollo Server e GraphQL, appunto, i nostri tipi che ci servono e poi abbiamo solite dipendenze di TypeScript e Prisma, appunto, il nostro Prisma CLI. I nostri modelli sono gli stessi dell'API REST, direi sì, e procediamo con lanciare la nostra migrazione solita. Facciamo la nostra migrazione. Ok, forse non ho cancellato correttamente alcune cose, non è assolutamente un problema. Facciamo di nuovo. Molto bene. E anche stavolta abbiamo un seed, quindi possiamo prepopolare il nostro database. Quindi seed. Ok,
In una maniera molto simile diciamo, alla lezione precedente, abbiamo un file source index.ts che, come dicevamo prima, utilizza un approccio SQL first, quindi qua appunto abbiamo tutta la nostra definizione delle query, delle mutation e dei modelli. A costo di ridondanza, questo per motivi di semplicità è diciamo, stato l'approccio più veloce per riuscire a gestire un workshop. Però ripetiamo, come ho risposto alla domanda, ci sono tipi più, ci sono approcci più type safe, diciamo. Abbiamo poi i nostri resolvers a livello di query, a livello di mutation e poi tutti i to-do che ci permettono poi di andare a popolare quello che manca ed eseguire i nostri task. Qua andiamo a definire Apollo Server e lo lanciamo. Abbiamo poi qualche definizione del contesto dei resolver di GraphQL per poterne beneficiare sia a livello di interfaccia che appunto a livello applicativo effettivo. Ok, direi di lanciare sempre con il nostro comando npm run dev watch il nostro server GraphQL con NodeMon. E possiamo collegarci a localhost 4000, non da qui, scusate, ora lo apro. Abbiamo il nostro GraphQL Playground. Quindi prima abbiamo beneficiato di diciamo di un'estensione del nostro editor di testo, e questa volta invece GraphQL Apollo ci mette a disposizione un vero e proprio playground, con il quale ha caricato anche i nostri schema. In questo modo possiamo andare a vedere quello che possiamo lanciare come query verso il nostro server e beneficiare appunto anche del syntax highlighting e dell'intelligence, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere i nostri task. Sono molto simili a quelli che abbiamo implementato su un API REST, quindi non vedremo nulla di troppo diverso. Chiudo la sidebar così si legge meglio. E cominciamo ad implementarli. Allora, prima di tutto, ci chiede di ritornare tutti gli utenti, quindi come abbiamo già visto, niente di più facile. Non possiamo accedere direttamente a Prisma, però possiamo accedere a Prisma attraverso il contesto, perché appunto, come magari sapete anche meglio di me, il contesto ci permette di avere un oggetto globale attraverso tutti i resolver, per poter accedere a quelle variabili che sono condivise, quindi in questo caso il Prisma Client. Siamo nel dominio user e a questo punto lanciamo il nostro find main. Salviamo, NodeMon in background ci va ad aggiornare il nostro server. A questo punto possiamo lanciare la nostra prima query. All users, id, name. Molto bene, lanciamo anche Prisma Studio. Sempre per avere un riscontro. Ok, i nostri utenti sono questi e possiamo dire che sono ritornati in maniera consistente. Perfetto, primo task risolto. Nella query di esempio troverete che andiamo ad includere anche la relazione POST. Proviamo subito, perché come sapete GraphQL è nato appunto per questo, per riuscire a delegare di più al client, al chiamante, secondo uno dei buoni principi della programmazione, la possibilità di decidere come strutturare le chiamate ed eventualmente anche in una maniera virtualmente infinita la ricorsione di quelle che sono le relazioni. Quindi noi possiamo recuperare dai post recuperare gli autori e dagli autori i post, eccetera, eccetera, in una maniera virtualmente infinita. Andiamo per esempio a recuperare il post di questi, per ogni utente, i suoi post con giusto un paio di campi. Come vedete però li troveremo tutti vuoti. Li troviamo vuoti, anzi facciamo prima un passaggio, perché io potrei andare a popolare direttamente qua.
quando ritornano tutti gli utenti, posso andare a popolare automaticamente i nostri post. Vediamo cosa succede. Diamo un secondo per refreshare. Succede che comunque mi arrivano vuoti. Mi arrivano vuoti perché in ottica di implementazione è stato già predisposto il resolver per gestire le relazioni annidate del modello post. Proviamo un attimo a commentarlo. Ed infatti adesso mi ritornano. Questo però non è l'approccio consigliato secondo le buone pratiche di GraphQL. Quindi ci ritorneremo in un attimo. Torniamo all'implementazione di prima che restituisce un array vuoto. Ritorniamo solamente tutti gli utenti e lasciamo che Apollo e GraphQL gestiscano la relazione di dati. Andiamo avanti un attimo con gli altri task, poi ci ritorniamo. Post by ID. Questa query riceve un parametro che è il parametro ID, che appunto è questo qui, e ci chiede di ritornare un post dato il suo ID. Quindi di nuovo return context.prisma, che dobbiamo accedere al Prisma client. Siamo nel dominio user. Find unique perché ce ne serve solo uno, where ID. Ovviamente, scusate, ID aris.id. Salviamo. Node non ha rilanciato il nostro server, quindi a questo punto possiamo. La query è. Scusate, post by ID. Però vedete la semplicità nel cambiare un dominio senza dover cambiare la query? Errore mio. Post by ID, dove l'ID gli diciamo essere l'ID numero 1, perché no? A questo punto vogliamo ID e title. Forse ho sbagliato qualcosa. Spero di non aver sbagliato l'implementazione. Query è corretta, non avevo salvato. Solito errore. Ok, infatti adesso il server è stato aggiornato e ci ritorna il post by ID con BD e il title. Andiamo a utilizzare la query di esempio e noteremo lo stesso problema che abbiamo visto prima. Noi andiamo a cercare di recuperare l'author con i suoi campi annidati anche se di fatto non lo stiamo implementando, ci ritorna un oggetto null. Infatti ci ritorna null. Lo andremo ad implementare in un momento. Ok, anche questo resolver è fatto. Andiamo a implementare il feed, quello che ho lasciato prima. Andiamo ad implementare il feed. Il feed riceve una search string opzionale. Un parametro skip e un parametro take opzionali. Ora, per quelli di voi che hanno completato anche questo task nella lezione precedente, la query risultante non sarà molto diversa, anzi, sarà pressoché identica. Per semplicità, per velocità, vado a copiarla direttamente. Ok. Navigando un attimo, tra gli args che abbiamo appunto search string, skip e take, andiamo a costruire quella che è la nostra discriminante, il nostro set di discriminanti per quanto riguarda il filtro del dominio post, quindi del modello post. Quando
stiamo istruendo Prisma dicendogli vogliamo tutti i post pubblicati che però abbiano questo spread operator di JavaScript, abbiano queste condizioni, condizioni che abbiamo deciso di mettere in OR perché data la stringa di ricerca, noi vogliamo chiedere a Prisma di cercare tutti quei post che o hanno il titolo che contiene la stringa di ricerca o il contenuto che contiene la stringa di ricerca. Se la stringa di ricerca non esiste, ritorniamo un oggetto vuoto. Questo è il solito hack per riuscire a appunto, fare uno spread che non fallisca. Dopodiché andiamo a includere anche skip e take che ci permettono di eseguire una paginazione. Questo lo sapete anche voi, questo per motivi di performance, riuscire a non ritornare un numero assurdo di post tutti in una volta. Andiamo a copiare anche la query di esempio. Ok, qui non stiamo filtrando nulla, ci stiamo dicendo ritornameli tutti. Però a questo punto noi ci sentiamo di passargli dei parametri. Parametri che innanzitutto sono la search string che cerca sul titolo, per esempio cerchiamo Joy, non mi ricordo, sì, io devo mettere la stringa così. Esattamente. In questo caso ci è ritornato tutti gli articoli che o nel titolo o nel contenuto ritornano, scusate, contengono la parola join. Potremmo fare la stessa cosa con Prisma, in questo caso ci ritornerebbero tutti perché o nel titolo o nel contenuto tutti contengono Prisma. Facciamo un esempio invece con skip e take. Skip, per esempio, vogliamo evitare di prendere il primo. Infatti ci ritornano solo il secondo e il terzo, però ne vogliamo prendere solo scusate, solo uno. E ci ritorna solamente il post con l'ID numero 2. L'autore è ancora nullo, come dicevamo, non abbiamo ancora implementato non abbiamo ancora implementato i resolver per le relazioni annidate, le andiamo a implementare in un momento. Facciamo solo l'esempio di qualche mutation, poi direi che lascio andare avanti voi. Facciamo per esempio il sign up user. La mutation sign up user ci sta chiedendo di creare di fatto un nuovo utente, quindi context prisma user create. Create, gli dobbiamo dire che cosa ci serve. Sono parametri che riceviamo in ingresso tramite args, quindi potremmo anche semplicemente, scusate, non così. E a Prisma andrebbe già bene. Ora, semanticamente, per riuscire a dare un'indicazione un pochino più consistente, li andiamo a esplicitare, quindi args.name e args.id. Facciamo un esempio. In questo caso andiamo a creare l'utente per Nick l'abbiamo creato. Verifichiamo come per quanto riguarda come abbiamo fatto nelle REST API, andiamo a verificare che non ci crea un nuovo utente, dato che c'è il vincolo di univocità sulla mail. E infatti ci restituisce errore. Molto bene. Andiamo a creare anche, proviamo a implementare anche questa mutation, la create draft, che è quella che ci permette di creare un nuovo post. Anche questa l'abbiamo già fatta, non dovrebbe essere difficile da implementare, quindi context prisma.post, perché siamo nei domini del post.create. Andiamo a dirgli quali dati vogliamo allegargli e li troviamo tutti dentro ad args perché ci arrivano come parametri di ingresso, quindi title, args.title. Content, args.content,
Per quanto riguarda l'Outlook, come abbiamo fatto prima, abbiamo la mail, quindi andiamo a connetterlo usando la mail. Prendiamo la query di esempio. Ok. E abbiamo appena creato un nuovo post dal titolo Hello World che è automaticamente collegato all'account di Nick. Volendo, siccome questa mutation accetta anche il content, e ne abbiamo creato un altro. Andiamo a vedere se i nostri dati sono allineati. Lo sono. Questo è il post senza contenuto, questo è quello con il contenuto. Fanno tutte e due riferimento all'account di Nick. E di qua appunto vediamo anche l'account di Nick che abbiamo appena creato. Ok, vediamone solo un'altra che è la cancellazione del post. La cancellazione del post è molto semplice di per sé. Riceviamo in ingresso l'identificativo univoco, quindi solito, return context prisma, siamo nei domini del post, punto delete. Cosa gli serve? Non abbiamo ancora usato la query di delete, dobbiamo dargli un discriminante, quindi nella condizione where andiamo a dire qual è l'id di riferimento, che ovviamente non è shorten args.id. Ok, vediamo la mutation di esempio, andiamo a cancellare il primo post, che dovrebbe essere questo, join the Prisma Slack, pubblicato, che appartiene a Alice. Andiamo a lanciarlo. E abbiamo appena cancellato il post. Vediamo la consistenza. Esatto, cancellato. Vediamo solo una delle due relazioni, l'altra la lascio fare a voi. Vediamo solamente la relazione con il post. Quindi dall'utente andiamo a recuperare i propri post. Quindi context.prisma.user, perché siamo nel contesto, scusate, verifico solo un attimo. Esatto, user.findUnique. Utilizziamo la stessa sintassi che abbiamo utilizzato quando abbiamo recuperato la relazione midata navigando attraverso l'albero delle relazioni. FindUnique, abbiamo a questo punto l'identificativo dell'utente all'interno del parent, quindi gli andiamo a dire where id parent.id. Non è fortemente tipizzato, questo come chiedeva Francesco, purtroppo è una limitazione di questo approccio, ma se fossimo in un contesto diverso, probabilmente con una tecnologia diversa, per esempio TypeGraphQL, probabilmente potremmo beneficiare anche della parte tipizzata anche sul parent. Questo è quanto, FindUnique, poi andiamo navigando l'albero delle relazioni e ritorniamo in post. La query di esempio è la stessa di quando abbiamo ritornato gli all users, però adesso potremo vedere i post collegati per ogni utente. Ok, vi lascio qualche minuto per completare quelle rimanenti e eventualmente riprovare ad implementare le altre. Quando avete domande scrivetemi tranquillamente, quando avete finito alzate la mano e ci rivediamo tra poco.
Nel mentre, magari terminate, passate a qualche domanda che magari potrebbe venirvi in mente, mi faccio e mi rispondo alcune domande che secondo me è utile riportare anche per i futuri spettatori di questo workshop. Le vado a scorrere abbastanza velocemente. Una tra tutti è quella dei tipi che sono permessi all'interno del modello di Prisma, dello schema di Prisma. Ok, di default, bene o male, tutti i tipi di un determinato database sono disponibili all'interno di Prisma. Da una determinata versione poi sono stati resi disponibili tutti, proprio tutti i tipi di nativi di Prisma, scusate, dei vari database, con poi una notazione specifica che permette di istruire lo schema per dirgli: guarda, questo è un determinato tipo nativo di un determinato tipo di database. Questo lo potete trovare nella documentazione. E approfitto per dire che è fatto molto bene a questa sezione, Native Types Mapping, dalla versione 2.17 in poi è stata introdotta la possibilità di andare a definire ancora più nello specifico quelli che sono i tipi che vogliamo mappare all'interno del database. C'è anche una lista completa di tipi. Mi sembrava l'ha trovata. Questi sono tutti native types. C'è sicuramente una tabella riepilogativa di quelli che sono i native types, come si mappano tra lo schema di Prisma, il database e poi lato applicativo, che cosa diventano tra i vari tipi di client generati. Quindi una domanda che mi autopongo e mi autorispondo è: quali tipi sono permessi nei modelli? Sono permessi tutti i tipi, anche quelli che non sono supportati direttamente dal Prisma Client, non vengono generati all'interno delle migrazioni, in quel caso vanno mappati a mano. Quindi nelle migrazioni, per intenderci, se c'è un campo che non è nativamente supportato dal Prisma Migrate, dallo strumento Prisma Migrate, dovrete mapparvelo a mano. Questo poi non so se a livello applicativo lo possiate usare, penso di sì, però non beneficia di tutto quello di cui beneficiano gli altri campi. Questa è una domanda. C'è un'altra che mi autopongo sempre, mi autorispondo, che è come dare un nome diverso rispetto a quello mappato nel modello di Prisma a una determinata colonna nel database. Facciamo un esempio molto semplice. Ammettiamo che io voglia mappare tutti i campi, lato applicativo e lato model, come lowercase, quindi in minuscolo, ma voglio mappare tutte le colonne in maiuscolo nel database. Esiste un decoratore, mi piace chiamarli così perché hanno la chiocciola, che insieme alla definizione del campo stesso ci permette di dare un nome diverso alla colonna del database. Per esempio, name. E questo è integrato automaticamente con tutto il flusso di Prisma. Ok, c'è poi un'altra domanda che è: come cambiare eventualmente il nome? Ecco, si sposa benissimo con questo caso. Come cambiare il nome di una determinata colonna in un database a posteriori? La migrazione di Prisma permette di creare delle bozze di migrazioni, quindi non eseguirle direttamente come abbiamo fatto finora, ma di creare delle bozze di migrazioni. Facciamo un esempio: this Prisma migrate scritta male. Il nome forse me lo chiedo dopo.
In questo caso mi ha creato una migrazione, ma non me l'ha eseguita, vuota. In questo caso posso andare a fare un alter della tabella. Non mi ricordo esattamente la sintassi SQL, mi perdonerete, però questo è come possiamo farlo. Quindi fare delle modifiche a posteriori senza magari toccare il Prisma Schema. Possiamo farlo usando una bozza di migrazione. Un'altra domanda che mi autopongo e mi autorispondo è la validazione dei campi. La validazione dei campi di un determinato modello. Esistono due approcci, uno dei quali è applicativo, quindi a livello server, applicativo, qualsiasi cosa stiate costruendo, c'è la possibilità di utilizzare dei middleware, che sono appunto delle funzioni che vengono eseguite in cascata dal momento in cui utilizziamo un metodo di Prisma, e ci permettono di intercettarlo, bloccarlo, eventualmente eseguire qualcosa prima, eseguire qualcosa dopo. Quindi ci sono dei casi d'uso durante i quali magari vogliamo fare una validazione del campo. Nel middleware ci arrivano tutti i parametri che ci servono, possiamo a quel punto andare a manipolare l'ingresso in modo da far arrivare al database quello che ci serve davvero, o bloccare in toto il metodo, la query. Un caso, ad esempio, può essere il middleware di SoftDelete, che ci permette appunto di andare a intercettare, come vedete qua, nei params abbiamo il modello, l'azione, e andare a manipolarli. In qua sta dicendo il modello post, se l'action delete, fammela diventare un update, e come data gli metti delete da true. Questo è l'esempio. Stessa cosa per un delete many con update many. Questo è un approccio. Un altro approccio è proprio quello di mettere dei check sul database a livello di database. E la documentazione è la seguente. L'esempio lo fa con Postgres. Ok, qua inizializzo il database. In questo caso, nella query di migrazione, che potrebbe essere questa, per esempio, scusate, oltre a andare a creare la tabella, possiamo andare ad aggiungere determinati constraint, manipolando la migrazione stessa, dopo averla creata con la Prisma CLI. Quindi dal modello creiamo la tabella, ma prima di allineare il database alla nostra migrazione andiamo ad aggiungere tutti i constraint che ci servono. Questo è il secondo approccio, quindi un approccio più applicativo, l'altro approccio a livello del database dipende dove volete far pesare questa logica in più. Un'altra domanda è l'ottimizzazione delle query su GraphQL, perché qualcuno di voi avrebbe potuto chiedere, dal momento in cui andiamo per esempio a popolare una query anidata, io ho già trovato tutti gli utenti, poi per ogni utente dovrei eseguire un'altra query che mi ritrova l'utente stesso e mi popola i post. Non abbiate paura, perché a livello di ottimizzazione, a maggior ragione per GraphQL, Prisma ha fatto tutta una serie di studi e di ottimizzazioni anche più a basso livello per evitare di dover eseguire molte più interrogazioni di quelle necessarie. Quindi su questo avete le spalle coperte. Potreste anche ignorare completamente tutto lo studio che hanno fatto e dare per scontato che, usando Prisma per i risolvere annidati di GraphQL, avete dalla vostra parte le performance gratuitamente. Per
Per quanto riguarda anche perché ha tutta una serie di ottimizzazioni più a basso livello che ci permettono di dare per scontato che anche davanti a un numero discretamente alto di interrogazioni o molto alto di interrogazioni, comunque Prisma riesce a gestirle senza problemi. Queste erano le domande e risposte che mi sono sentito di autopormi, a maggior ragione a fronte di una registrazione per i futuri spettatori. Vi lascio magari 20 secondi per pensare a qualche altra domanda, altrimenti possiamo salutarci. Ok, direi che possiamo concludere il workshop. Io vi ringrazio di aver partecipato, vi ringrazio. Ok, c'è una mano alzata. Allora, lascio qualche secondo per poter scrivere la domanda. Ok. Ve la leggo. Domanda sui check nella delete lato applicativo, ipotizzando che si utilizzi questo meccanismo per implementare delle soft delete, quindi invece che eliminare il campo si aggiunge delete da true. Immagino che poi si debba anche aggiungere logica su funzioni come find e find many, così da escludere tutti i campi con delete da true, oppure viene fatto in automatico da Prisma. Questa è una buona domanda Questa è assolutamente una buona domanda. Non saprei darti una risposta, nel senso che andiamo a vedere un attimo l'esempio della soft delete. Non questa. Ok, questo è il middleware. Esatto, Prisma non esegue nessun automatismo sotto il cofano, quindi sì, se usi un approccio soft delete è lasciato alla tua implementazione gestire questo tipo di campo che non è fisico ma è logico. Quindi essendo un update di fatto, anche tutte le altre query di lettura vanno poi aggiornate in modo da non includere i campi che sono stati cancellati in maniera logica. Quindi purtroppo no, la risposta è no, non c'è nulla fatto in automatico. Ok, questa direi che ho risposto live. Lascio qualche altro secondo, nel mentre vi ricordo che oggi giornata di workshop, ma domani comunque sarà il Prisma Day, sarà ancora Prisma Day con tutti i talk degli altri relatori, quindi nella pagina li potete trovare per la giornata di domani, mercoledì 30 giugno. Sono tutti molto interessanti, quindi vi invito a partecipare. E se non ci sono altre domande, io vi saluterei, vi ringrazio di nuovo per la partecipazione e al prossimo workshop. Ciao e grazie.